Visto che siamo sotto Natale, vogliamo farvi un regalo. So che siete stufi di vedere sempre e solo la mia brutta faccia, quindi nella puntata di oggi abbiamo un ospite, una modella, che viene qua con noi a scattare. Buongiorno a tutti e bentornati su The Italian Maker. Ultimo video dell'anno. Intanto vogliamo ringraziare tutta la community che è stata con noi tutto questo anno, ci avete supportato visualizzando i nostri video, mettendo like e commentando. Grazie a voi il canale continua a vivere e continua a crescere. Il video di oggi sarà un po' diverso del solito perché abbiamo deciso, come chiusura dell'anno, di riprendere il video che abbiamo fatto 10 anni fa che ha fatto più visualizzazioni nel nostro canale, ovvero come realizzare uno studio fotografico in casa. Abbiamo deciso di riproporre questo video nuovamente, quindi un set in casa, e abbiamo utilizzato un po' di luci. Abbiamo utilizzato una luce da 200 watt, un Ninja 200 che abbiamo già recensito, trovate sotto in descrizione, con un softbox della Smallrig, un 60x90. Ma soprattutto la luce che abbiamo utilizzato di più in tutto questo shooting è un tubo a LED della Viltrox K60, dove K60 sta per la lunghezza 60 cm appunto. Un tubo a LED RGB, quindi permette di cambiare colori e fare tutte le combinazioni di colore che volete tramite uno schermino con le freccine molto comode, oppure con l'app via Bluetooth dall'iPhone. Presenta due filetti per gli stativi, infatti con uno stativo lo si monta sopra e lo possiamo posizionare dove ci pare sul set. Ci siamo trovati molto bene con questa luce, l'abbiamo usato in accoppiata con le luci che abbiamo già recensito, le WeLight K21. Sono sempre lo stesso brand, Viltrox è l'importatore per l'Europa, WeLight per il mercato asiatico. Però il concetto è K21 21 cm, K60 60 cm. Questa fa 20 watt, questa ha 8 equivalenti, ma vi assicuro che fa veramente tanta luce. Comodissima possibilità di ricaricarle entrambe con l'USB-C. Si può usare all'aperto in esterno e creare molti schemi di luci interessanti perché sono a batteria. Se le si usa in studio e si vuole stare tranquilli, cavetto USB-C del caricatore del Mac o della macchina fotografica. Si accendono molto velocemente, fanno bellissima luce, come vi dicevo, un sacco di colori, scene, effetti di luce, molto interessanti. Ma vanno le chiacchiere e iniziamo a fare le foto. Iniziamo con questo schema di luce molto semplice, come vedete, con anche solo una luce e un fondale che può essere semplicemente un lenzuolo appeso al muro. Anche in casa riuscite a portare a casa degli splendidi risultati. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video e per aver visto appunto questo video. Speriamo che il video e soprattutto le foto che abbiamo scattato in questa sessione insieme ad Alessia vi siano piaciute. Commentate nel video la vostra foto preferita. Grazie a tutti per averci seguito per quest'anno insieme. Un saluto e buone feste da The Italian Maker.